Lucca è tornata, seppur per poco, a riassaporare il gusto della neve. Pochi però i fiocchi bianchi caduti. Nessun problema è stato infatti registrato sulla viabilità e le strade erano pulite. Il 2012, quindi, più che come anno della neve, sarà ricordato come anno del freddo pungente del ghiaccio. Formazione di ghiaccio che, sulla base delle previsioni meteo disponibili dal Centro Funzionale della Regione Toscana, potrebbe perdurare fino alle 12 di giovedì 16 febbraio. Finita invece definitivamente l'allerta di probabili deboli nevicate annunciate solo per la mattinata odierna. E a quanto pare questo spruzzo di neve di metà febbraio è stato l'ultimo di un inverno polare che ora dovrebbe lasciar spazio ad un clima più mite. Bollettino, meteo alla mano, la colonnina di mercurio torna infatti a salire, toccando quei più 9, 10 e anche 11 gradi che avevamo quasi dimenticato. Ad eccezione della notte tra giovedì e venerdì, in cui si registrano ancora dei meno, da venerdì mattina in poi le temperature saranno tutte con il segno più. Meno freddo quindi, e ad eccezione della pioggia debole prevista per la giornata di domenica, la prossima settimana si preannuncia anche all'insegna del bel tempo. E alla vigilia dell'addio a neve e ghiaccio, un plauso alle istituzioni che hanno dimostrato che dagli errori si impara. Dopo un 2011 di panico per la piana lucchese, il 2012 ha trovato tutti pronti e preparati. Unico rammarico, il decesso del 37enne senza tetto cingalese, deceduto per il freddo glaciale, che specie nelle ore notturne ha interessato il nostro territorio.